ventennio tra le due guerre, nella Taormina dei peccati, dei grandi peccatori e dei grandi amatori, quelli che erano divertenti erano i baroni gay, arrivati da tutta l'Europa. C'era il più divertente di tutti, era Albert Stopford, che veniva da non so quale, non ricordo da quale contea inglese. Diceva di essere in buoni rapporti con Giorgio V d'Inghilterra, di essere stato alla corte in Russia, di avere rapporti insomma con tutte le teste coronate d'Europa. Veniva qui a passare l'inverno e quando arrivava faceva il corso da una parte all'altra, distribuendo pacche sulle spalle e monete a chi gliele chiedeva, ai bambini, ai giovani, ai vecchietti. Tutti lo chiamavano Milord, era generosissimo. E naturalmente l'importanza dei baroni allora si misurava sulla quantità di denaro che potevano dare ai taorminesi, agli sbalorditi taorminesi che le ricevevano. Questo Stopford era, ripeto, amato da tutti a Taormina, c'era uno solo che lo odiava ed era Robert Campbell, padrone di ferrovie in Canada e in India, il quale si era fatto costruire una villa in pieno centro a Taormina, che oggi è la via Fazzello, e in cima a questa villa, a più piani, aveva fatto costruire un teatrino per un centinaio di persone. Era il dono di amore a un attore inglese, Miles Wood, giovane, molto più giovane di lui, del quale era innamorato, era appunto l'epoca dei baroni gay a Taormina. E questo abbandonò la carriera di attore in Inghilterra, si trasferì a Taormina e recitò e fece il regista in questo teatrino in cima alla villa. Campbell e Stopford, che è detto Milord, ebbero una lite furibonda, possiamo dire, al San Domenico. Assistevano tutti e due a un concerto con balletti, ma lo Stopford mirava più che all'orchestra, mirava alla vista dei ballerini, perché il suo innamorato era lì, uno dei ballerini. Passò accanto a lui Campbell, non lo degnò di uno sguardo naturalmente perché si odiavano, andò dalla pedana dell'orchestra, prese un biglietto da 100 lire allora, che era una sommetta, la depositò sul vassoio che c'era lì su un tavolino e che nel suo stentatissimo italiano, carta 100 lire per ballerini e orchestra. Lo Stopford, che era a due passi da lì, si levò come un pupazzo a molla, andò con un biglietto da 500. 500 io per orchestra e ballerini, replicò Campbell. 1000, quello 2000, 3000, 4000, arrivare al certo punto che lo Stopford sbiancò perché non aveva più una lira in tasca e non poteva più partecipare a questa asta favolosa. Il Campbell, con la sua sghignazzando, io più ricco di Milord, io più ricco di Milord, andò lì, prese i soldi suoi e dell'altro per consegnarli ai ballerini e all'orchestra.
In quel momento, fuori di sé, lo Stopford prese una chitarra e gliela sfasciò in testa al canadese Campbell.